Ah, ecco. Buonasera a tutte bimbe, eccoci qua con un nuovo tutorial. Stasera facciamo le nastrine, che sono queste. Le nostre bimbe nastrine nel colore argento, bianco, argentato, rosa e oro. Eccole. Addio, poverina, mi cade la bimba. Quindi, cosa ho utilizzato per realizzarle? Ho utilizzato della garza per fare la gonna, vi faccio vedere ora come ho fatto. Ho utilizzato un uovo di polistirolo di 8 cm, che è questo, il nastro alto 6,5 per fare le ali, è un nastro di nylon alto 6,5 cm, la faccina di 4 cm. Che nel kit trovate già pronta la lana per i capelli, questo nastro di feltro e per fare le gambe un cordone di feltro animato, cioè dentro ha del metallo per fare sia le gambe che le braccia, il campanello di 3,5 cm e di nuovo il nastro per fare il fiocchino, quindi il tubolare per rivestire il nostro uovo. Procediamo con la realizzazione del vestitino. Cosa abbiamo fatto? Ho già preparato parte del vestito perché occorrono 4 strisce di garza per tutta l'altezza del tessuto, che è 65 centimetri. Lo vado a piegare, allora, forbici, lo vado a piegare in questo modo, così, e vado a fare la stondatura. In questa maniera qua. Ecco, gli altri 3 pezzi della garza li ho già uniti insieme a punto filza. Questo si butta. Li ho già uniti insieme a punto filza, vado ad unire l'ultimo pezzo, quindi il quarto pezzo. Il kit della nastrina la trovate già anche sul sito www.merceria-del-creativa.com, viene 15 euro. Trovate anche tutti i materiali singoli per poterla realizzare. Quindi, se volete solo la garza, la potete avere, se volete solo il nastro, lo potete avere. Quindi, andate pure a vedere sul sito. Potete contattarmi per fare gli ordini su WhatsApp al 345 4273111. Nel frattempo il punto filza va avanti, vedete, si arriccia, quindi la gonna deve essere arricciata molto bene. Quindi 4 strisce di garza. Quando arrivate in fondo, andate ad unire ad anello i pezzi. Quindi unite ad anello in questo modo. E andate a chiudere con dei punti. Fatto. Vestito fatto, vestitino fatto. Ecco qua, la gonnellina svolazzante è pronta. Come ho fatto per fare il corpo? Ho preso un uovo di polistirolo, poi con un trincetto ho tagliato questa parte qua. Quasi metà dell'uovo, un po' meno di metà dell'uovo. In questo modo qua. Tubolare, con il tubolare ho fatto il punto sopragitto in fondo. Sopragitto. Potete fare anche il punto filza, è uguale, come preferite. Come voi preferite. Sopragitto.
vari punti, 2-3 punti per fermare il filo, e si fa così. Girate tutto intorno e andate a bloccare. Oh vai, qui siamo veramente sul facilissimo. Olè, pronto. A questo punto creo il colletto, voi via perché mi date parecchia noia. Vai, o si spazza dopo. Allora, come vedete, questo deve rimanere sotto, volendo potete semplicemente incollarlo, ma io preferisco come si dice, cucirlo. Poi, per creare il colletto, la parte che vi rimane del tubolare lo piegate in questo modo, così andate a fare il punto filza tutto intorno e andate a stringerlo in questo modo. Vedete, punto filza intorno, strinto, viene così. Poi cosa ho fatto? Ho realizzato il collo che dovete incollare qua al centro. Il collo è praticamente un pezzettino di feltro alto circa 2 cm. Lo arrotolate, lo incollate e lo andate a incollare sul nostro uovo. Ok? Quindi qui abbiamo fatto il collo. Allora, a questo punto cosa faccio? Vado a incollare il mio vestito. Smetti. Sì. Smetti perché mi confondo, hai pazienza, posso io col cameraman, che cosa, che aggeggia il telefono, già gioini, no, qui bisogna stare concentrati sul pezzo, abbiate pazienza, è vero o no? Insomma, io ci sto mettendo tutto l'impegno. Allora, colla, poi mi fa perdere filo. Allora, dove si era rimasti? Santalo, vai. Questo è il corpo, partaccia la sister, questa chiamasi partaccia la sister. Ora dopo la pettino anche. Oh, mei, ma siamo sciucche. Ecco qua. Il nostro corpo è pronto. Si va a fare l'acconciatura. Acconciatura, lana per capelli. Si fa un po' di giri di lana. Vediamo un po', una trentina di centimetri più o meno, in questa maniera prendete un po' di lana che trovate ovviamente nel kit, all'interno del kit, e si va a fare l'acconciatura della nostra nastrina. Allora, sembra ci siamo, si taglia. Si va a legare al centro, si va a legare al centro, queste nastrine le potete, stanno sedute, quindi le potete tranquillamente mettere appoggiate o incollate sopra qualsiasi cosa, quindi possono essere anche delle palle, possono essere dei barattoli, dei contenitori, delle scatoline di carta, delle scatoline di legno. Ecco qua. Quindi mettiamo la faccina incollata, incolliamo la faccina sotto al mento, cioè i capelli, incolliamo i capelli sotto al mento. Colla e si va a fare questo. Allora, ora volendo si può, là qui intanto sopra alla testa si lega con sempre con della lana. Ora gli andiamo a fare anche la frangetta. Allora, intanto si fa in questo modo e si blocca il tutto. Poi vado a fargli un po' di frangetta. Prendo la lana, la giro intorno a due dita, taglio e vado a legare questo piccolo. Questo piccolo anellino. La sister mi si sta addormentando, è annoiata dai miei tutorial.
Mi si annoia la sister. Allora, colla e si va ad incollare qua. Eccoci. Così ora non è più stempiata. Se volete metterla, altrimenti procedete con l'acconciatura e legate alla metà del circa metà della lana, fate un'altra legatura in questo modo e andate ad incollare dietro la testa il nodo che avete fatto. Olè, ecco qui. Quindi questa è la bimba acconciata. Si va ad incollare la testa così. Allora, le gambette e le braccina. Ho utilizzato, come vi ho detto, del tubolare di feltro modellabile. Vedete, si può modellare perché dentro c'è del metallo, sia per le braccia che per le gambe. Quindi, per le braccia fate questa operazione. Lo piegate a metà, mettete un pochino di colla e andate ad incollare dietro. Ecco qua, tanto poi ci andranno le ali a coprire. E qui abbiamo fatto le braccia, poi in mano la bimbina avrà il suo campanellino, quindi non si vede le mani, non importa farle, gli si fanno solo le braccia. Per quanto riguarda i piedi, invece, ritagliate due strisce di feltro modellabile panna in questo modo, troverete poi il cartamodello allegato e andate a mettere un po' di colla all'estremità, prendete il feltro e andate a girare in modo non regolare, quindi molto a caso, per creare proprio questo effetto. E forse questo è anche troppo lungo, infatti si taglia, quindi ricordiamoci di fare quattro onde sul cartamodello. Ricordatelo, capito? Dormi, dorme, zitti zitti, facciamo piano, se no si sveglia. Allora, quindi i piedini si fanno in questa maniera, eh? Si va a mettere sotto al sederino della bimba la colla e si vanno a incollare le gambette. Vabbè, poi chiaramente ci vuole il suo tempo per asciugare. Io intanto vi faccio vedere come ho fatto le ali. Poverina, senza un piede, senza le mani. Le ali si fanno in questo modo. Si prende il nastro alto 6,5 cm, si piega e praticamente non ha un dritto e un rovescio. Quindi, allora, se ne taglia un pezzo, poi nel cartamodello troverete tutte le misure precise e si va a fare questo. Perché l'ho tagliato troppo corto? Aspetta. Tagliava troppo corto, sister. L'ho tagliato corto. No, dai, va bene. Ecco qua. In questo modo. Quindi si piega e si realizzano le ali, la parte più larga, si piega questo e si piega di nuovo questo. Anzi, ho sbagliato. Ma così. Così, ecco. Allora, a questo punto si lega il tutto in questo modo. Si lega con un cordino, questo cordino qua. Stringete, poi le andate a allargare e sistemare. Allora, per rifinirle in modo che non si veda il cordino, prendete un pezzettino di nastro e lo andate a incollare in questa maniera, in modo, vedete, che dietro rimanga rifinito, ok? Quindi questo pezzetto lo incollate
cascano tutte. Una volta fatto il fiocco lo andate a mettere dietro a mo' di ali. Ok, quindi cosa dovete fare alla fine? Alla fine metterete il campanello incollato, vedete, ci incollate proprio sopra le due manine al campanello, fate il fiocco con il nastro più basso di 2,5 cm, mettete un fiocchino al collo che trovate, anche questo chiaramente lo trovate nel kit, ah vi devo far vedere come si fa la passata, lo trovate nel kit, mettete il fiocchino qua come decorazione e per fare la passata fate in questo modo, prendete il filo di feltro, io ho tagliato un bel pezzo molto lungo, andate a proprio legarlo in questa maniera e ci fate il fiocco, quindi nodo sulla testa. Ora ce l'ho davanti, dietro, sono dietro, non la vedo, però insomma diciamo che questo è, poi tagliate i pezzi in eccesso e questo è il fiocchino che metterete in capo alle nostre, in testina, sulla testina, sul capino della nostra nastrina. Quindi bimbe, questo kit viene 15 euro, lo trovate già sul sito, potete scrivermi su WhatsApp al 345 42 73 111, trovate il tutorial sulla pagina Facebook Merceria Creativa, sul canale YouTube Merceria Creativa. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao bimbe!